Grazie Presidente. Io non voglio accendere polemiche, però mi preme ricordare a questa assise, che magari ha qualche modello al governo, che l'articolo 19 della Costituzione è ancora in vigore. La libertà di espressione e di pensiero, a maggior ragione se rapportata nell'espletamento del proprio mandato. Quindi termini come demagogia o polemica strumentale, che qui li sento in maniera molto ma molto ridondante, sarebbe bene tenerli da parte, perché noi non lo diciamo, non diciamo che voi come opposizione, che voi fate demagogia, siccome esiste la verità transitiva potremmo dire lo stesso, ma non lo facciamo, quindi è bene riportare le discussioni su un'asse un po' più civile, anche un po' più reale. Noi semplicemente abbiamo una visione politica di questa città totalmente diversa, e in questa diversità c'è un fatto: noi oggi parliamo della revisione straordinaria delle partecipate. Bene, il dizionario dice che partecipare significa prendere parte, far parte a un fatto, a un'azione. Sanse è vero, come ha ben detto prima il consigliere Dallo, e mi trovo pienamente d'accordo, non ha più rappresentanza da nessuna parte, ce l'ha nel Consiglio Comunale per adesso, ma non abbiamo rappresentanze da nessuna parte. Quindi noi parliamo di partecipate di chi e per chi, perché non mi venite a dire, nell'interesse della mia città, che dalle altre parti sono così buoni, nobili, vogliamoci bene, che pensano a Sansevero. E si vede come sta messa bene Sansevero, con queste enormi rappresentanze che abbiamo. Sansevero è stata totalmente depauperata del proprio diritto e potere rappresentativo, e questo è gravissimo. È ancora più grave quando a farlo è la politica che determina chi partecipa e chi no. E faccio un esempio, come ha detto il consigliere Dallo, e torno di nuovo lì, sul discorso delle provinciali. Però candidarsi chiaramente è un diritto di ciascuno, Andiamo a contare quanti rappresentanti di Sansevero stanno in giro, poi ci stupiamo che altre città della Puglia si sviluppano, perché vedi, consigliere Stornelli, ossia bene il suo intervento, ha parlato di investire sulla cultura, ok? E di nuovo cito termini come proviamo a fare, proviamo a ragionare, è chiaro, si deve ragionare per fare qualcosa. Però dopo, sì, l'ho sentito infatti, però dopo che si ragiona. Oh, una notizia buona, l'abbiamo avuta almeno una. Dopo che si ragiona, bisognerebbe fare. Silenzio. Dopo che si ragiona bene, bisognerebbe anche fare, perché sennò il ragionamento è fine a se stesso. Tornando alle partecipate e al cosiddetto sviluppo delle partecipate, io mi domando chi partecipa e chi si sviluppa. Siccome la domanda retorica è la mia, so bene che Sansevero non partecipa e Sansevero non si svilupperà. E questo sarà un dato di fatto. Poi, se mi sbaglio, mi assumo le mie responsabilità, ma non mi sono sbagliato su altre questioni in cui Sansevero non c'era, dobbiamo essere l'esempio per altri, ci terranno in considerazione. Ma dove? Ma in che città vivete? A Sansevero o a Torino? Cioè, fatemi capire. Vediamo la situazione della città da tutti i punti di vista. Quanti finanziamenti arrivano qui? E quanti si fermano dalle parti di Bari? E questa è una storia atavica, ma è così, eh? È così, mi pare, e continua ad essere. Quindi, Presidente, io non vedo partecipazione in nulla se non in un'idea. Io di votare le idee mi sono stancato. Io voglio votare i fatti per la mia città, chiaramente, e voglio che i fatti diventano azioni. Quindi, per annuncio, fin da ora il mio voto contrario. Grazie.